Di fronte a loro si erge la misteriosa capanna, scritta nel diario del cacciatore. Piccola, vuota, con dentro solo una sedia, su cui si trova la bambola inquietante. La bambola è maledetta, posseduta dallo spirito di una bambina, Fora Perska, appartenente al villaggio di Walsby, poco distante da lì. Una strega l'ha imprigionata qui, e condannata a fare la guardia e impedire che qualcuno si avvicini oltre. Ma ormai il nostro gruppo di avventurieri è arrivato qui, e Ada, durante una visione, le ha giurato che l'avrebbe portato a casa. Come faranno? Basta seguirli in questa avventura. Vediamo la bambola lievitare e inizia. E sentiamo la sua voce rimbombarci nelle neve. Nelle orecchie. Sì, vabbè, mi sono mischiato le cose. Nelle vene. E ci dice ovviamente che non saremmo dovuti arrivare fin qui. Ce ne saremmo dovuti tornare indietro appena avremmo potuto. Nel momento in cui lo dice, fatemi un tiro di tempra. 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 Bring it on, baby. Tutti o solo lui? Tutti. Ah, posso. Il tempo era da fortitude, Sì. giusto? A posto. Per favore, Allora, nel momento in cui lo fa, quindi quello fa, tutti sentiamo come una forza che ci vuole portare indietro, sentiamo la sua voce rimbombare nella testa, però nessuno di noi vabbè. resiste a questa, cioè nessuno di noi viene influenzato, eccetto Turion, che vediamo che inizia lentamente a girarsi dietro e fa per andarsene. Non credo sia paura, non credo sia paura No. questo. Ah, ecco. Stiamo In quel bene, momento sappiamo comunque andarsene. ti fermo e ti comincio a prendere a schiaffi per farti riprendere. Veramente, inutilmente perché non lo so. Non so cosa fare. Allora, ok. Tirate iniziativa. Ok. Tu non tira direttamente da iniziativa. Ah, vabbè, tira Eh sì, iniziativa, così tanto ti alla fine aggiunge al tanto gruppo, vabbè, così ti aggiunge al turno order. non prenderò mai un 19. Vabbè. Se mo lo faccio mi metto a ridere, no. Bello. E io per indicare la tipa faccio così. Così abbiamo un motivo in più per odiarlo. Personalmente il mio personaggio smette di impaurirsi e corre come un trattore. Aggiungi turno. Incantesimo rage. Automaticamente. Ok. Tu l'iniziativa 4. Un fenomeno, sì. Prima o poi dovrò mettergli qualcosa. Ma prima o poi. Ok, manca soltanto Thorin. Che l'ho fatto, ma non mi aveva preso il token. A posto. Ok. Ok, ecco, di 21, ho trovato. Aggiungo io, dai. Aggiungi turno. Quanto è? 21. Ok. Ok. Allora, quindi in ordine, beh, li metto un attimo. Ok. Allora, in quel momento Ada vede la bambola levitare. Effettivamente non sa che cosa fare. Sta lì a pensare, poi fa una prova di afferrare per portarla giù. È a un metro da terra, quindi non si è sollevata tantissimo. No, scusa, ho sbagliato io, dovevo fare al contrario, era lei che doveva farlo. Ok. E non passa. Quindi Ada afferra la bambola. Yoink.
e rimane veramente a terra, impedisce che si muova, rimane lì. Poi Thorin, tocca a te. Io vedo, oh, ci sta questa, io Turion. vedo Turion che si gira e si sta allontanando, provo a fermare Turion, a dire: Turion, fermo, dove stai andando? Dobbiamo salvare, liberare lo spirito di questa bambina. Lui in quel momento si ferma e ti guarda con gli occhi praticamente vitrei, come se non fosse in lui. Turion, attacco. Tira un attacco. Come tiro un attacco. Sì. Tranquillo, è un D20, però c'è il meno 4 perché è un attacco con i pugni. Non hai estratto nessun'arma. Ah, ok, meno male con il pugno, almeno quello. Critico. Quello ci manca. Vabbè, aspetta. Facciamo un Un D20 meno D20, un D20, no, un 5. D20 più la forza, più il BAB, meno 4. 2, 3. Vabbè, fai un tiro normale e metti e Sì, poi aggiungi il meno appunto. Vabbè, quattro. più uno, faccio più Ok, uno, vabbè, ciao. sì. 3, 2, è giusto. 5, 5 meno 4, È 1, giusto. stronzo. Ok, Thorin, dimmi tu se sorpassa la classe armatura. Ok. Sto vedendo, sì, la classe armatura mi prende. Tira il danno, un Nuovo D4. nano brawler. Tira un Ok, un D4 e basta? D. Eh sì, soltanto il Brawler e Monaco hanno il colpo disarmato un D4, un D6 e a Ok. salire poi. Vabbè, che do tipo un più uno in forza. Più Sì, un D4 più quanto hai in forza? forza. In forza c'ho due. Un D4 più 2. A posto, minchia. Ti becchi 20. Vabbè, Sto cazzotto in faccia. tanto Minchia. comunque riduco due per Ah, il meno pain. male. Quindi Ok. 3 danni. Lili, che cosa fai? Già scarto, vedrà. L'unica cosa, Allora. Master, che vedo che sto di nuovo full PF. Io però la sessione scorsa avevo fatto un Barna. Me lo segno Sì. il Barna. Allora, un altro meno 3. E ha portato a sto robo qui. Sì. Quindi posso muovermi nel mentre estraggo l'arma. Giusto per fiancheggiare, provare a. Ricordati che sta comunque preparata da me, quindi non ha attacco di non ti fa attacco di opportunità. È impegnata in lotta, quindi vai. No, più che altro era per il bonus di Ah, ok. fiancheggiamento. Qui avrò un bellissimo D6, che gioia. Lo tiro a parte, se colpisco. Un calcio per te. Colpisci? Sì. Allora sono 11 danni. Ok. Infatti con la fa, quindi Tristezza. tu quindi vai a colpirlo con la falce, vedi che gli cade un pezzo di bambola, cade un pezzo di stoffa. Lei urla di dolore, però continua a tenerla ferma. Adesso tocca a lei che fa una prova per sfuggire. Non fugge, rimango fermo, non la mollo. E adesso tocca a Turion, fammi un altro tiro di tempra. Di tempra? A Sì. posto. Dai, per favore. Dai, c'è tanti bonus, è facile per te fuggire da sta merda. Ecco. Ok, così va benissimo, non mi lamento. Ok, dopo che hai tirato il pugno a Thorin, rinvieni in te stesso e vedi la situazione. Vedi Thorin con la guancia gonfia a causa del tuo pugno. E Ada che sta tenendo bloccata questa bambola per evitare che scappi da qualche parte. E Lily che praticamente ha tranciato una gamba alla bambola. Che cosa fai? Guarda, cercai di tirare con l'arco cercando di conficcarla al muro. Sai che ci sta Ada di Sì, mezzo, sì. vabbè, questo qui lo so, vabbè, non credo lo possa prendere a te, dai.
Vai, vai. Ok, speriamo bene. Io tanto chiamo di arco. I dadi. A posto, colpisci, però non colpisci Il me. danno. Il Ok, meno danno tira male. sotto. Però non la pianti al muro, la freccia ovviamente si conficca nella... Continua a colpire sempre la bambola, questo continua a perdere sempre più pezzi. Tocca di nuovo a me. E praticamente vedo... oddio, questo conterebbe come attacco senza armi? No, come prova di lotta rompere sarebbe. Sì. Ma tu tipo se potevi accenderti ti facevi un bel pezzo di carbonella. Quella che sto per fare è veramente una cosa molto più cruenta. La dividi in due Esatto. parti. Mica è cruenta. Oppure posso demolire in due parti il peluche, lo fa pure il mio cane, grazie. Comunque allora strappo la testa dal corpo, la butto per terra. Fatality. Sì. E guardo. Dovrei tirare anche i danni, giusto? Sì. Aspetta, è vero, ce l'ho già qua. Devo farlo. Vabbè, dovevo tirare. No, due volte. Uno e due. Ok. Ok. Vabbè. Comunque, sì, la strappo a due. Nel momento in cui la strappo in due, praticamente esala l'ultimo respiro. Mio Dio, quanti cazzo di danni ho fatto? Inquietante. Inquietante come cosa, ma vabbè. Nel momento in cui la guardo, l'ultimo respiro, il sorriso, mentre, cioè, quando finisce di salire il respiro, si forma un sorriso sulla tua faccia e cade una lacrima dalla parte dello zaffiro. Ada rimane così e fa. E adesso? Wow. Lily, vedi tu. È una cosa magica, lo sai tu. Oh. Tirami di percezione. Wow, Madonna. Ok. Allora. Cazzo c'è? Percezione. Effettivamente è un bel più 10 in percezione, Madonna. Vabbè. È zero su E vabbè, sette. pure io effettivamente c'ho un bonus veramente alto. Allora, nel momento in cui tu osservi la testa della bambola, a parte che tu nello zaffiro rivedi tutte le visioni che abbiamo avuto e capisci che quello era un focus dell'anima in cui era sigillata questa bambina. In più percepisci anche un'altra magia derivante dall'altro occhio che è tipo uno specchio. Che è un piccolo specchietto. Che fai? Io vorrei cercare di capire che tipo di magia è quella nell'altro Sì. specchietto. Se vuoi capirlo sempre. O se vuoi fare qualcos'altro. Sì, beh, voglio provo con l'individuazione del magico a cercare di capirci qualcosa. Allora. Vediamo che ci dicono questi occhi. Anche Allora. E se gli occhi sono lo specchio dell'anima. questo veramente è uno specchio e basta. No, vabbè. Allora, senti che quello specchio è un collegamento tra lei, in questo caso noi, e un altro specchio. Come se anziché essere uno specchio fosse una finestra tra due, di una casa, che da una parte vedi l'esterno. Quindi sai che tutto ciò che è successo probabilmente è stato visto da qualcuno. Probabilmente la stessa persona che ha abbandonato la bambina qui, che ha sigillato la bambina nello zaffiro e che ha abbandonato la bambola qui. E ha costretto a maledizione e tutto. La domanda è, se lui può vedere noi, noi possiamo vedere lui. No. È una magia che funziona Bene. solo da una parte all'altra. Gente, mi sa che qua ci hanno assistito alla scena. Quindi sanno che siamo vicini? Siamo qui, sì. Ok. Ok, ma la bambina Chi lo sa? è in quella
pietra, giusto? Vuoi tenerle? Le ho promesso che la portavo a casa, la riportavo da sua madre, quindi vorrei prenderla. Sembra un po' crudele riportarle una pietra dicendole che sua figlia è lì dentro. Preferisco questo piuttosto che dirle che sua figlia è morta e il suo corpo non esiste più, almeno così potrà avere una degna sepoltura. È comunque intrappolata dentro quella pietra, quindi indegna sepoltura, ok, ma la sua anima rimarrà lì. Beh, diamola alla Allora, c'è un madre. modo per liberarla, l'anima? Probabilmente rompendola. Cioè, se la Esatto, rompi. volevo dirlo, però l'alternativa è anche che uccidi l'anima, quindi boh. Oppure, se ha funzionato con una bambola, forse può funzionare con un'altra. In ogni caso, lasciamo la scelta alla madre. Non credo sia giusto per noi decidere al posto suo. Ma in ogni caso, Ada va col dito e distrugge lo specchio. È inutile far sentire o far sapere altro. Sanno già abbastanza che siamo qui. E sono già visibilmente incazzata con questa tipa qui. Quindi direi di portare almeno la pietra con noi e darla alla madre. Se per voi non è un problema. No. No. Quindi Ada prende la gemma e decide di mettersela in tasca. Quindi oltrepassiamo la casetta. Anzi, diciamo così. E vediamo questo pezzo di neve, dove sembra che ci sia scritto qualcosa. Ci sono delle linee in maniera molto regolare sul terreno. E più la guardiamo, più iniziamo a comprendere. Cioè, Adam, no, non ha ancora imparato a leggere. Ci prova, ma non riesce a capire benissimo cosa c'è scritto. Per Adam riesce a riconoscere soltanto inverno, divorare. Quindi per Adam solo quelle due parole. Per tutto il resto di voi che siete gente acculturata, c'è scritto: tornate indietro prima che l'inverno vi divori. Lily, fammi un tiro di percezione. È scontato che l'inverno sta arrivando. Sì. Ok, niente. Niente. Ada sente un calore venire dallo zaffiro e te lo porge, sperando che serva qualcosa. Rifallo. Hai un tiro di un altro tiro più 5 però stavolta. Venti. Mentre cerchi di concentrarti, ti compare di fronte a te la bambina e ti dice che lì c'è una trappola magica e che c'è soltanto un modo per oltrepassarlo senza attivarla, ed è dire la password, ma in questo momento lei non gli sta avvenendo perché è separata ormai dal corpo della bambola. Tu vuoi prendere 20? Non lo so, dimmi tu cosa vuoi fare, oppure oltrepassiamo sti Oddio, no, no, non si può fare un giro un po' più largo. cazzi. Potremmo perderci nella Tirare il foresta. problema. Potremmo perderci nella foresta. Considera, Ade è sulla strada del passiamo e sti cazzi. Cioè, Provassimo a fare un salto. fa un passo? Ok. Salto. Ok. Tira le acrobazie. Però fare Ah, ok, scusa, vai, vai, dimmi. una proposta. Vai. Ho detto, per me puoi anche prendere 20, eh. Tanto non siamo in combattimento. Va dai, prendiamo 20. Ok. Allora, passi praticamente un bel quarto d'ora, pure una bella mezz'oretta, a cercare di capire attraverso i ricordi di Tora, perché la bambina si chiama Tora Pesca,
Quindi cerchi di capire attraverso i suoi ricordi e l'aura magica che emana questa trappola la parola d'ordine. E dopo una bella mezz'oretta finalmente riesci a disattivarla. Riesci a comprenderla e quindi possiamo passare, quindi passiamo senza attivare la trappola. Riesco a dire la password perché disattivare non è che sia Sì, molto. non, cioè non l'hai disattivata, riesci a capire la password e quindi ci fai passare senza dire nulla. Sono bene una tentatrice. Con una forte amarezza del cuore, ma ardente di rabbia, Ada ha deciso che sarà la madre a decidere di cosa fare del focus di Tora. Mentre ormai sono sempre più vicino al portale, una tormenta di neve inizia a imperversare e i nostri avventurieri trovano a dover correre ai ripari. In lontananza notano quello che sembra essere un accampamento. Decidono di avviarsi. Chi ci sarà mai? Cosa li aspetta al portale? Lo scopriremo la prossima volta.